Voglio parlarvi del mio programma elettorale. Ho sbagliato vestito come la Schlein, ma non importa. Punto numero uno, il bonus figa. Ogni volta che lo metterete in figa, io vi darò soldi, lo Stato vi darà soldi. Sì, perché oramai la comunità gay è la più importante, la più forte del mondo. Se non sei gay, non sei nessuno. E invece no, ragazzi, io vi darò soldi se mi voterete ogni volta che la metterete in figa. Punto numero due, elimino il packaging. Non sarà figo andare al supermercato con, sai, quella borsettina sfigata di cotone della Lidl, ma a me non me ne frega un cazzo. Andrete al supermercato e non ci sarà più il packaging. Basta plastica, basta inquinamento. E voglio vedere chi comprerà lo schifosissimo uovo della Ferragno di Fedez, visto che usano il cioccolato da tutto un euro. Poi faciliterei le adozioni. Sì, perché io ho 40 anni, non ho figli e avrei voluto adottare un bel bambino, africano, asiatico. Invece mi è toccato adottare il mio fidanzato di 40 3 anni, ognuno deve essere libero di mantenere chi vuole. Facilitiamo le adozioni. Poi metterei i borseggiatori dentro la latrina a Milano per 48 ore ogni volta che rubano un portafoglio e sono sicura che poi non ruberebbero più. Chiaramente a pulire. E la liberalizzazione della marijuana, ma solo per chi lavora all'Agenzia delle Entrate. E ogni volta che dico questa mi prendono per il culo, ma non importa. Una laurea unica in infermeria e medicina. Cioè, chi è bravo diventa medico, chi non è bravo rimane infermiere. Perché sinceramente mi sono rotta le palle di vedere i medici che ammazzano le vecchiette. Licenzierei tutti gli insegnanti di inglese che non parlano inglese. Sì, perché in Italia è l'unica nazione al mondo dove abbiamo degli insegnanti di inglese che non parlano inglese. Se vedo che non capiscono le canzoni dei Beatles, tac, le licenzio. Perché, cioè, non parliamo inglese, ci sarà un motivo, no? Gli insegnanti di inglese non parlano inglese. Poi, licenze libere. Puoi fare quello che vuoi. Vuoi fare la guida turistica? Fallo. Vuoi fare l'agente immobiliare? Fallo. Vuoi fare l'avvocato? Fallo. In alcuni paesi è realmente così. Ma io dico di più: ci sono dei negozi all'estero dove vendono macchinette del caffè insieme a mutande, insieme a scimmie. Cioè, negozi liberi, licenze libere, libero mercato. E metterei un minimo di tasse e non controllerei più nessuno. E se qualcuno non paga le tasse, però gli manderei un elicottero con un gruppo di Marines gay che si occupi di lui. Però minimo di tasse e basta controlli. Pepper spray gratuito per tutti, che hanno detto no, che anche contro il famoso orso in Trentino sarebbe bastato un pepper spray, quindi meno violenza e più pepper spray. E basta armi, quindi farei tornare di moda Gandhi e i figli di fiori che ultimamente è proprio sfigatissimi perché cioè, chi non è favorevole alla guerra in Ucraina è uno sfigato. E farei costruire il ponte tra la Sicilia e la Calabria, ma con i soldi di Berlusconi e gli farei un favore, così verrebbe veramente ricordato come un santo. E mai più lockdown, perché la libertà non è un'opinione, no? Anche perché anche in questo momento è pieno di virus, proprio nella stanza in cui mi trovo, e dimezzerei alcune pensioni per crearne di nuove. Nessun ticket a Venezia, ma aumenterei la tassa sullo champagne nell'Hotel Danieli. E farei ascoltare le canzoni di Sanremo in Africa. Per smotivarli a venire qua, perché io penso che un africano, una volta che ascolta Rosa Chemical, sicuramente ci pensa due volte prima di venire qui. Quindi, buonasera a tutti, votatemi!